Io sono Max dei Barroconzo, benvenuti in un nuovo episodio dedicato ad Hearthstone per quanto riguarda le risse settimanali. Io ne ho già fatta una perché l'avevo fatta in streaming su Twitch. Se non sapete dello streaming su Twitch, andate in descrizione e trovate il mio link su Twitch, dove io streamo il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica a partire dalle 16:30. È passato un sacco di tempo dall'ultima volta che io ho fatto un episodio dedicato a questa serie, perché praticamente l'avevo un poco lasciata perdere per il fatto che erano usciti i sussurri degli dei antichi e quindi mi ero incentrato più che altro su quello. Ma la rissa di questa settimana mi sembrava decisamente divertente, quindi ho deciso di farci un video sopra. In pratica la Tavern Brawl si chiama Cart Crash at the Crossroads, ovvero tipo scontro tra i carretti all'incrocio, e che in realtà Crossroads dovrebbe essere tipo un piccolo villaggio delle Barrens, ma insomma chi gioca a World of Warcraft sa già queste cose, quindi non mi sprecherò a ripeterle. Tra l'altro io questa sera probabilmente andrò a vedere con un mio amico il film di Warcraft, quindi sono sopravvissuto fino a questo momento senza gli spoiler, cioè senza prenderne neanche uno, quindi non devo fare altro che isolarmi dal mondo e da tutto quanto l'universo conosciuto fino a quando effettivamente non riuscirò a vedere sto cazzo di film. In ogni caso, siamo arrivati alla rissa di questa settimana, che prevede di scegliere un eroe, e noi diciamo che sceglieremo, vediamo cosa potremmo scegliere. Potremmo scegliere lo stregone, e poi praticamente quando si sceglie, quando si entra all'interno della, come si dice, del, vediamo, quando si riesce ad entrare all'interno della brawl, devi scegliere un altro eroe e il tuo mazzo è una combinazione tra quello che tu hai scelto e l'altra cosa che hai scelto. Gul'dan versus Valyra. In questo caso noi per esempio siamo un warlock e siamo contro Valyra, cioè un rogue. Però io volendo, in linea teorica, a parte il mulligan, che direi possiamo fare così e basta, mi devo scegliere un altro eroe in linea teorica, adesso appena tocca a me. E probabilmente sceglierò, eccolo qua, vedi, ti dà tre classi tra cui scegliere. Sono molto fortunato perché io volevo esattamente questa qui. Facciamo un tempo reliquary secret, vediamo lui a che, diciamo così, classe deve invece sottostare. Adesso devi scegliere tra le tre che gli vengono date randomicamente. Purtroppo molto poco tempo oggi, quindi potrò fare solamente questo video, quindi che io vinca o che io perda, io un warlock con uno splash di warlock, e purtroppo potrò fare solamente questa partita e poi dovrò scappare a fare altre cose, perché sì. Mi fa coin hero power per uccidere una 1-1, quindi direi che la nostra giocata ha suscitato l'effetto sperato. Noi non abbiamo assolutamente niente da giocare, quindi semplicemente peschiamo, troviamo un cult master e terminiamo qui il turno. Vediamo lui che cosa gioca, Patient Assassin, Stealth, distruggi ogni minion che è danneggiato da questo minion. Che è forte secondo me. Non gli posso neanche buttare dentro il Corruption, quindi semplicemente mi aggiungo due cazzo di demoni. Mi viene il Pitlord, che è fortissimo, e il Fearsome Doomguard, che è fortissimo. Adesso sarebbe una figata se riuscissi a giocare il Pitlord in combinazione con magari un Flash Heal, così a 5 giocherei una 5-6 senza nessun tipo di drawback. Il brutto è che io non posso utilizzare questo tipo di cose perché lui me le sappa e quindi mi dovrei fare di nuovo altri 5 danni, quindi boh. Ok, lui si fa la cosa e mi attacca? Non mi attacca, attenzione! Direi di butto... aspetta! Quando giochi o scarti questa carta fai 4 danni a un nemico random, quindi speriamo. 50-50? No, ovviamente lo faccio in faccia a lui anziché a questa cazzo di creatura 1-1 che tanto mi dà fastidio, che mi dà molto fastidio in realtà, perché vuol dire che io devo tapparmi quel turno fino a quando non trovo una creatura di merda da dargli in pasto. Lui intanto continua a pomparsi e avere le carte in mano. Bene, allora io direi che farò una cosa del genere. Se vuole la distrugge con la 1-1, altrimenti la distrugge con l'arma da 3. In entrambi i casi ci va bene, perché in un caso gli facciamo 4 danni, nell'altro insomma si è giocato sta carta e dopo noi possiamo giocare una roba enorme tipo il Volcanic Drake. Certo che sti mazzi assemblati randomicamente, questa è una cosa fastidiosissima. Che mazzo combo forte, porca puttana, due epiche, ha cagato in campo, a me viene la merda. A parte questo,
Dunque, fare questa cosa qua mi sembra molto controproducente. Questo qua anche, quindi io direi di fare una roba del genere e di dargli in pasto questa cosa qua. Questo qua, boh, probabilmente sarà invogliato a fare trade qui, o forse mi farei 4 danni in faccia, non ho idea. Non si possono fare tipo previsioni sensate col fatto che, cioè, questi mazzi sono sia random il tuo o sia random quell'altro, perché io non ho idea di che cazzo ci sia qua dentro e probabilmente neanche lui. Shiv Mortal Coil, chiaramente, perché anche le carte perfette per farti le cose. Io spero che lui giochi l'altro Patient Assassin. Non lo fa. Più che altro perché vorrei fargli tipo turno 8 Twisting Nether, così qualunque cazzo di campo che si sia costruito se lo infila su per il culo. Specie questa cazzo di... Questa è una carta super mega fortissima. Io direi di fare così. E direi di fare così. Forte. Lui raggiunge scudo come... cioè, si chiama Wind Fury. Giochiamo una creatura costo 1, che sarà una 0-4 down. Forte. E gliela ridiamo. Perché altro non possiamo fare. L'abbiamo buttato un po' giù di vita. Gli mettiamo sto palo che non sa bene come cazzo gestire. Probabilmente farà tipo così. Basta, giusto? Spero che giochi una grossa mucca, così noi possiamo fare Twisting Nether a cuore leggero. Porca puttana! Sì, ma che razza di culo che ha! In compenso non può giocarsi la Dagger Mastery per dare Wind Fury a sta cosa, quindi ci siamo risparmiati anche 3 danni. Il che schifo non fa. Attacchi anche con l'arma? Ma sì, dai, cosa vuoi, cosa vuoi fare? Non attacchiamo con l'arma. Certo che attacchiamo con l'arma. E già e gioca la coppia il Pai Shelter Sunset. Signori, festa grande. Boom! Fine del turno. I Dragon Force sarebbero fieri di me. Immagino che lui ci sia rimasto malino. Adesso direi che noi giochiamo prima questo e poi questo, perché questa qua è più forte di questa, perché con questa qua a costo mana hai 2 leggendari, mentre con questo qua ne hai invece solamente una, oltre al fatto che ti rende immune. Probabilmente me la sappa, però è figo avere questa cosa qua in campo, così tipo potrei giocare il Pit Lord gratis. Ma attenzione, preparation sap, assassinate all'anima del cazzo, e questo è infinitiva come soluzione. For the king. Charge, mi arrivano 10 danni. 11, 12 con l'arma. Questo qua sta giocando probabilmente da come si chiama? Da cellulare, perché ci sta mettendo veramente una vita a dare gli ordini. Io non ho tech che mi possano garantire la sopravvivenza, quindi l'unica cosa che posso fare penso che sia questa. Muore il mind control, vediamo che razza di leggendario ci caghiamo addosso. LOL! Che in linea teorica potrebbe addirittura salvarci, perché si tanca 9 danni, a meno che non me la sappia o non me la assassini in qualche maniera. Roll. Anche perché poi gli rimane questa qua, quindi possiamo fare altri magheggi. L'unica cosa è che io rimango basso di vita, ragazzi! Ragazzi! So many options. C'è un altro sap, un altro assassinate. Ok, Dark Bomb, 3 danni. Sbanf. Si fa moltissimi danni. Questo. E questo, che però, dato che lui è Wind Fury, sopravvive e mi fa gli ultimi 4 danni, quindi concediamo. Bravo a questo Rogue Warlock, che evidentemente era più aggressivo di questa specie di combinazione fatta male di Warlock e Priest. Purtroppo non abbiamo trovato o carte giuste o... Ciao Viking, che sei tornato like, bello che... ciao Viking. E basta, dato che questa cosa è stato un completo fallimento, io direi di comprare almeno una bustina da sbustare in diretta, così almeno non vi siete annoiati.
e aprirla così subito, proprio a sprombattuto, per vedere se troviamo dentro qualcosa di più di 40 dust. Cosa di cui dubito. Niente, niente, nulla, zero. E una rara, 40 dust. Rapide, rapide proprio. Bene, bene, bene. Vediamo un attimino, tra l'altro, quante dust abbiamo e quante cose positive possiamo fare nella nostra vita. Ma probabilmente molto poche. Infatti addirittura non erano 40 dust, perché la rara non ce l'avevamo. E anche una delle comuni è nuova. Quindi che cosa abbiamo trovato? Vediamo, quella là, una di un priest. Perché io c'ho sto bug tipo delle carte, boh, va bene. Eccolo qua, abbiamo trovato quindi Shadow World Horror, che distrugge tutti quanti i minion sotto i due di attacco. E andiamo a vedere qual era quella là del guerriero che abbiamo trovato. Ah, il Ravaging Ghoul, che possiamo disenchantare easy perché tanto ne abbiamo uno dorato. 440 dust meno 1160 a Ragnaros, che cura di 8 le cose. Signori, io vi ringrazio per aver seguito fin qui questo video. Vi ricordo naturalmente domani di esserci su Twitch, link in descrizione, perché dalle 4:30 comincerò a fare robe. Probabilmente farò prevalentemente Overwatch, perché l'ho comprato e mi piace molto. Però potrebbe anche esserci spazio per questo gioco di carte. Di solito decide la chat a che cosa gioco. In ogni caso, io vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video, a, non lo so, condividerlo con gli amici se vi va, che gli altri possano sapere di che cacchio si tratta, di che cosa comporta la rissa di questa settimana, ma non so, magari non avevano voglia di ritornare a giocare o che cacchio ne so io. E iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto, in maniera tale da essere sempre aggiornati con i nuovi video che vorrò proporvi e che avrò la possibilità di proporvi. E vi di nuovo ringrazio per tutto quanto, e considerato che non è altro rimasto a dire, da Max di Berro Fronzo, adios a todos.